Ciao a tutti cari amici e ben ritrovati al nostro quotidiano appuntamento. Quest'oggi continueremo con il nostro Let's Play The Witcher. I più attenti di voi si ricorderanno che la volta scorsa quello che abbiamo fatto è stato aiutare gli amici del reverendo per avere informazioni sui salamander. Informazioni che abbiamo ricevuto. Abbiamo recuperato la chiave dal locandiere del nascondiglio dei salamander. Locandiere, tra l'altro, ucciso dagli stessi prima che noi arrivassimo. E giusto ora ci stavamo dirigendo lì. Ok. Il luogo non è lontano, per fortuna. Quindi non ci sarà una lunga camminata noiosa come le altre volte. Non è certo nemmeno una di queste case, ahimè. Comunque, è abbastanza vicino e spero che riusciremo a capire anche qualcosa di più sulla bestia. Mo' ci sono i lacchelli davanti, non c'erano mai stati. Dov'è il tuo tributo? Quale tributo? Intendo i bambini, idiota. Fatemi passare. Niente tributo, niente passaggio. Bambini? Così non risolveremo niente. Di che bambini? Di che diamine di bambini parla? Perché dovrebbero volere dei bambini? Ah, ho di nuovo l'inventario pieno. Buttiamo questo libro. E andiamo nel covo dei salamander. Che dovrebbe essere questo. Non capisco come mi si è teletrasportato lì attorno. Da notare comunque tutto il sangue di salamander che ho lasciato per l'edificio. Oh 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 oh. Perché non mi parte il potere? È partito. Oh! Devo dire che però ho rischiato, ragazzi. Fatemi bere questa pozioncina della rondine. Ho rischiato parecchio. Fatemi consumare un po' di cibo per recuperare un po' di vitalità. Se capisco come si fa. Che così con la scusa liberiamo anche un po' di spazio. Ok, vediamo un pochino di recuperare. Basta con sta accetta. So che ci sono altri. I resti interessanti. Pollo. Ma con ste spille di salamander che ci devo fare? Vabbè, non sembra che ci debba fare qualcosa io. Cosa devo fare? Ah, ma c'è una botola qui.
Queste casse sembrano quasi le merci di Arin che ho salvato dai Drowner. Quel bastardo commercia con Salamandra. La vitalità si è recuperata, quindi andiamo, bambino. Ce l'hai messo di tempo, eh? Perché sta voce mi è familiare? Ti sbagli, nel frattempo lavori per stupratori e assassini. Dov'è Berengar? Quell'idiota è scappato via, tuttavia si è rivelato molto più loquace di te. Non c'è da stupirsene, vista la capacità di persuasione di Azar Javed. Chi è Azar Javed? Un potente mago, non sei niente rispetto a lui. Lo vedremo. Il coraggio non ti manca, Witcher. Vedremo come te la caverai quando Azar metterà le mani su di te. Devo dire che credo che molti PNG hanno le stesse voci. Gli abbiamo detto che un patetico ubriacone come lui poteva soltanto affrontare un guerriero nei suoi sogni. Ora basta chiacchiere. È tempo di agire. Non abbiamo quello che cerchi. Non è qui. L'hanno portato alla nostra base, a Visima. È un peccato. Danziamo. Tutti addosso a lui! Sei morto. Perché dovrebbero avergli portato a Vizima la roba del mio Witch? Sì, la roba del mio Witch, la roba dei Witch. Sei davvero abile con la spada. Certo. Cosa ci fai tu qui? Il reverendo mi ha mandato in questa casa deserta. Ha detto che qui qualcuno mi avrebbe aspettato. Che figlia di... Sono felice che tu stia bene. Perlomeno ti trattengo. Mi avrebbero portati a Vizima. È lì che devo andare per trovare Salamandra. Seguimi, dobbiamo trovare un'uscita da questa caverna. Quel muro sembra abbastanza sottile da poterlo abbattere. Proviamo. Ma perché? Entrare da dove sei uscito, no? È così difficile. Vabbè. No, ho sbagliato che buttare, volevo buttare il libro dell'allocco. Perché non l'abbiamo già letto. E quindi le cose sono state aggiunte. Recuperiamo poi questi funghi che non sono una cosa comunissima da quello che so. Non è che vedo ovunque io i funghi. Le reste del Salamander, cosa abbiamo di interessante? Monete. Monete e liquore. Un panino al prosciutto. L'anello lo mettiamo per un momento qui per risparmiare un po' di spazio. Un altro panino al prosciutto, ragazzi, mi viene fame. Meteorite blu. Oh, questo qui mi sa che è come meteorite rosso. Mi sa che serve per la spada d'argento. Ok. Ah, è quello il muro che dicevi? Non gli faccio del male, io non sono una persona così cattiva. Ma ci credete che questa caverna non mi è assolutamente nuova? Non so perché, ma mi dà l'impressione di essermi familiare. E comunque continua a chiedermi perché non possono uscire dallo stesso punto in cui sono entrati. Seguimi e te ne stai fermo. Ma vabbè, evidentemente sono io che mi faccio domande stupide. Che ci fa qui Abigail? Thank you.
Perché sei qui? Cosa stai facendo? Sto lanciando un altro incantesimo. La tua magia prevede parecchio fumo e puzza. Grandi ingredienti fanno grandi incantesimi. Grandi abbastanza per l'intero villaggio. Che vuoi dire? La folla infuriata è arrivata. Bruciamo la strega, gridano. Ha evocato lei la bestia. Devo difendermi. Gli uomini hanno evocato la bestia con i loro atti malvagi. Non mi sorprende. L'onesto Mikul ha violentato Ilsa. La povera ragazza si è tolta la vita. Hai tratto profitto dalla vendita del veleno. Odo ha ucciso suo fratello per soldi. Il reverendo ha esiliato sua figlia quando è rimasta incinta. Ora si prostituisce a Visima per sopravvivere. Aren ha venduto uno scoiattolo alle guardie per pochi soldi. Sapevi tutto, eppure non hai fatto niente. Mi pagano per avere veleni e altre pozioni. Che uso ne facciano, non è affar mio. Anche lei non è che sia... Ora è chiaro che la bestia ce l'ha con te. Aspettami qui, mentre parlo con la gente fuori. Non lasciare che mi facciano del male. I miei peccati non sono gravi, come dicono. Oh, davvero? Giudicalo tu, se vuoi. Abigail, sarò lieto di conoscerti meglio. Guarda come cerca di corrompere. Tra l'altro col bambino che spia. Vabbè. Ok, uscita. Qui c'è la folla di paesani, penso. Bruciamo l'amante del diavolo! Lasciate che quella puttana muoia nel dolore! La strega si nasconde lì dentro. Lascia che il fuoco eterno consumi il suo corpo peccaminoso e finalmente ci libereremo dalla bestia. Dobbiamo giudicarla in modo imparziale. Quella puttana mi ha rovinato la vita. Ha lanciato uno dei suoi incantesimi su mio fratello. Voleva portarselo via insieme a loro. Mio fratello la disprezzava e lei ha lanciato una magia diabolica su di me. Mi ha usato per ucciderlo. Che perfidia! C'è una bambola con le tue fattezze nella sua capanna. Ancora oggi sogno quel terribile momento. La sua magia che commette l'assassinio. Si merita la morte! Tuo fratello era un guerriero. Come potresti averlo ucciso? A meno che non stesse dormendo. Non ascoltatelo! È un mostro! Un Witcher! Quali sono le tue accuse, Aren? Mi aveva promesso che si sarebbe concessa a me se avessi aiutato gli Scoia'tael. Odio i non umani. Ho dovuto commerciare con loro. Tu stesso ne hai ricavato un notevole guadagno. L'oro non è tutto. Ci sono anche i principi morali. Bah. Tu commerci con dei banditi che rapiscono i bambini. Hai preso la tua decisione? Cosa ne pensi, reverendo? La strega ha usato Odo e Aren. Ha avvelenato Ilsa. Mikul ha violentato Ilsa e poi si è tolta la vita. Abigail avrebbe dovuto andarsene tanto tempo fa, ma è rimasta per vendicarsi del destino crudele che le è capitato. Di che destino parla? Ha usato la magia diabolica su questa povera gente e ha evocato la bestia. Non sono così bastardo da dire hai ragione, reverendo, visto la bambola con le fattezze di Odo e la strega si è offerta a me in cambio di un favore. Perché comunque lei ha cercato di salvarsi la vita quando poi anche lei ha la sua ragione. Taci, bastardo, sei tu a guidare questa banda di delinquenti, perciò non potevi non sapere che vendevano i banditi ai Salamander e sapevi anche dello stupro e dell'omicidio. Mi fai schifo, siete tutti uguali, tutti colpevoli. Taci, bastardo. Sei tu a guidare questa banda di delinquenti. Perciò non potevi non sapere che vendevano i bambini ai Salamander. E sapevi anche dello stupro e dell'omicidio. Mi fai schifo. Siete tutti uguali, tutti colpevoli. Te ne pentirai. Abigail verrà con me. Tornate alle vostre case.
Sin dall'alba dei tempi, la donna è la fonte di tutti i mali, è lo strumento del caos, parte della cospirazione contro il mondo e la razza umana. La donna è spinta solo dai desideri della carne. Per soddisfare la sua insaziabile sete e il suo desiderio innaturale, ella serve volentieri i demoni. Vogliono ucciderci. Non aver paura. Bruciate la maledetta strega! Nessuno brucerà nessuno. Amici, vogliono soltanto spaventarci. Non temete, finché staremo uniti non potranno farci niente. Oh, davvero? Sparisci, Witcher! Lascia la strega o bruceremo anche te! Vorrei vedere come farete, Tebatia. Eh? Sparisci, pezzente, e forse ti risparmierò. Guarda come se ne scappa a gambe levate. Avete due opzioni. Aspettare che io parta e provare a uccidere Edige, ma io lo saprò. Ucciderò tutti voi contadini, qualsiasi cosa si muova e non sappia scalare un albero. Oppure potete cercare di vivere una vita onesta, ripulire la vostra coscienza e iniziare tutto da capo, come veri umani. A voi la scelta. Grazie, Geralt. Andiamo, dobbiamo occuparci della bestia. Ok amici, ci siamo liberati della folla con un fare parecchio altisonante. Non direi proprio da una persona da eroe, però neanche da malvagio, perché avrebbe potuto uccidere tutti per davvero. Sono parole a effetto. Però, anche se non ci bruciano loro, mi sa che ci vuole bruciare la bestia. Infatti, eccola qui. Se vi ricordate, l'avevamo già vista appena arrivati in questo luogo, in questo piccolo villaggio. E ora ci dovremmo preparare a combattere. Ma prima, siccome tutti gli effetti delle mie pozioni sono appunto terminati, berremo una pozione della rondine. Combattimento di gruppo per aiutare. Senza successo. Ah, il dolore della bestia. Continua a farci del male, ma sembra pronta a cedere. Abbiamo eliminato la bestia, ragazzi, siamo riusciti a eliminarla. Traccia dell'aldilà. Questi sono tutti i materiali che ci possono essere utili. Vediamo un pochino come si comporta la gente. Ma perché la stanno attaccando? Aiutare quella puttana è stato il tuo ultimo sbaglio. Muori, maledetto mutante! Non morirò. Ho abbastanza forza per tutti e due. Odo, prendi il forcone. A quanto pare alla fine anche il reverendo dovrà cadere sotto i nostri colpi. E anche Arden, un bastardo senza alcun rimorso, che ha venduto gli scoiattoli, ha venduto i bambini, ha venduto tutti chi poteva vendere per suo guadagno personale. Abbiamo eliminato così le stesse persone che avevamo prima aiutato. Hanno deciso di farsi ammazzare. Grazie, ti devo la vita. Radunerò le mie cose e lascerò il villaggio. Brava, è un'ottima idea lasciare il villaggio, sinceramente. Un lascia passare, ragazzi.
Ok. Grazie. Che ne sarebbe stato di me senza il tuo aiuto? Che mostro sarei se non l'avessi fatto? Grazie. E arrivederci. In realtà sì, ho scelto il minore dei mali perché comunque è così. Ma non sono un mostro così tanto da dire che ho scelto il minore dei mali. Quantomeno lei... effettivamente non è neanche lei tutto questo granché, ma vabbè. Ok ragazzi, non posso più prendere altri teschietti. Ok, perfetto. Direi che con la bestia abbiamo terminato. Il villaggio è andato in fiamme lo stesso. Il ciccione che cosa ha con sé? Quante monete, mamma mia. Ok, beh, con questo direi che possiamo concludere anche oggi il nostro odierno video. Spero che tutto vi sia piaciuto, che il combattimento con la bestia sia stato interessante per voi. E mi raccomando, in caso, iscrivetevi al canale. Vi aspetto domani con il nostro appuntamento di con il let's play di DayZ, anche se mancherà, come vi ho detto, qualcosa. Domani andrò avanti verso l'Airfield, manca un piccolo villaggio e non ne sono ancora sicuro sinceramente, perché non lo so, ma credo che già domani raggiungeremo l'Airfield e inizieremo a razziarlo, sperando che non ci sia già passato qualcuno, sperando di ottenere qualcosa di decente. E con questo è tutto, mi raccomando, vi ricordo, se vi è piaciuto il link in descrizione per iscrivervi al canale, in modo che possiate ricevere aggiornamenti su questa e molte altre serie di Let's Play.